arriva da Sydney e siamo in un posto spettacolare che si chiama Darling Harbour, dove si vede tutto lo skyline di Sydney. Questo è un harbour più piccolino di quell'altro. Ora cerchiamo di raggiungere anche quello dove c'è l'Opera House, però intanto guarda qua, guarda là, c'è qualche scemo che mi passa davanti. Guarda lì, senza grattacieli proprio. Andiamo alla scoperta di Sydney. Guarda dove siamo ora. Si passa sotto il ponte, sotto l'Harbour Bridge, il ponte più grande del mondo quasi, dai. So che gli americani gli hanno fregato il primato per pochi centimetri, però uno dei simboli di Sydney. Dice ci passa anche il treno. E ecco l'Opera House. Oh, ce l'abbiamo fatta. Vento freddo, però qui meno, dai. Non so perché, ma mi sento quasi a casa. Guardo un po' cosa c'è in porto, a parte i grattacieli. C'è la Jewel e qua siamo all'Opera House, che non ho bisogno di presentazioni. È beciolina, cioè è cappuccino. Io me l'aspettavo più bianca. Sono un po' delusa, te? Commessa con Cole, gli ho detto fateli a corsa tutti questi scalini, se ce la fai gli pago la cena. Pronta? Vai! A corsa, più veloce, più veloce! No, ce la fa, porca, ce la fa, mi tocca pagargli la cena. Ma te, chi perde paga. Open bar, questo è il giorno prima del Mardi Gras, anzi opera bar, no open bar. E ora vediamo se ci facciamo una bevuta anche noi. E sulle note di My Way che se ne va e passeggiamo qui a The Rocks, che una volta dice era dove ci stavano quelli hanno costruito in porto e stavano parecchio malino, e invece ora si sta proprio bene. Guarda lì che bellezza. Sai cosa però, quello di una foglia, ora c'è qualcosa di tipico australiano, sì, tipo messicano. Ok, ok, vai. Allora, secondo giorno a Sydney, oggi è Mardi Gras, o meglio, primo sabato di Mardi Gras, oggi è
29 di febbraio, quindi hanno resistito quest'anno. E abbiamo deciso di fare una cosa un po' anticonformista, invece di stare in giro per la città a vedere i monumenti, oggi andiamo a vedere una bellissima spiaggia dove ci sono tipo le vaschette, no? Cioè tipo delle piscine scavate nella roccia. La allora, spiaggia è insegnata così, così, così. Per i non livornesi, così non è una cosa molto simpatica, è uno molto tamarro, ecco. Quindi andiamo alla spiaggia Cusi, alla spiaggia di Tamarro. E si va anche a fare shopping, sperando di trovare il posto. Ora ci abbiamo 40 minuti di bus, uno si aspetterebbe un bus di linea, meglio un bus di naturismo, invece è un bus. Allora, dopo 20 minuti di bus invece del 40 siamo finalmente arrivati a Cusi 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 Beach, che non è niente male. E ora si va a vedere, ecco, questa è la spiaggia laggiù in fondo, vedi? Ci sono tipo le vaschette. Dai Cole, non è fredda? No, no? Dai, vieni, su! Guarda, io sono la più coraggiosa, Faccia della livornesità, vieni, vieni! Tuffo e via! Pronta, vai Siuski! Uno, due, vai! Ciao tutti i Dai! Ora mi butto anch'io, Pronta? Uno, dai insieme! Vai, okay. Uno, due e tre. Ah, bella fresca! Te sono infame sei, guarda, guarda! Vieni, madre coraggio! Buttati! Vai! Abbiamo scoperto che cosa? E anche a Sydney ci sono gli scogli piatti, quindi noi ci sentiamo a casa. Guarda Bellino, questo penso sia uno degli stabilimenti balneari più vecchi, che non mi ricordo come si chiama, questo qua, Wildies Bat, con la bandiera australiana, ecco. E poi più avanti laggiù su quegli scogliettini è il bagno delle donne, dove noi abbiamo fatto un bagno ma non potevamo fare foto perché dice per privacy, c'erano tutte le signore un po' disabilite. L'unica differenza tra noi e qua qual è? Che questo qui è Oceano Pacifico e noi c'è il Tirreno, e qui c'hanno tipo le blue, che sono tipo le meduse, quelle se ti pinzano ti fanno ma parecchio male. I polpi, noi ci siamo polpi buoni, loro hanno polpi tutti con i puntini blu, che anche quelli sono abbastanza velenosi. E noi ci siamo gli ozi di bua e loro hanno gli squali, ecco, questa è la differenza. Però ci è piaciuto. A te ti è piaciuto, Cole? Te sempre passi a incontrare. Tutto brutto, in effetti, hai ragione. È brutto. Si sta male, tanto male. Bella Sydney! Abbiamo lasciato Cusi 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 per venire in una delle spiagge più famose dell'Australia, qua a Sydney ovviamente, si chiama Bondi, ecco, questa è senza spiaggia, vero? Guarda lì, questa mezza luna sull'oceano, che è una cosa enorme, e guarda la gente laggiù. Però che bellezza, questo è il paradiso dei surfisti. Guarda lì. Ecco, è arrivato anche quello, vuol dire che non ha trovato il specchio. Ho fame. Anch'io ho fame, quindi si va a mangiare.
fame, non voglio il fritto, nemmeno gelato, voglio cosa da mangiare. Guarda, la Bondi è così, guarda Berlino, tutti i negozini da mangiare, da comprare. È una cittadina sul mare, dai. Mi piace, molto sempre. Allora, stasera, 29 febbraio, quindi hanno bisestile. Abbiamo avuto la fortuna di essere a Sydney stasera. C'è la parade per il Mardi Gras, c'è un bordello della Madonna. Spero ancora ti piace, ti vedo. Praticamente è un mega gay pride, il più grande gay pride del mondo. E c'è tutta la gente vestita strana, c'è tutto arcobaleno, c'è l'arcobaleno da tutte le parti. Ed è una cosa bellissima. Già dicono che da qui in poi c'è free alcohol zone, quindi vuol dire che si può bere e quindi sarà un po' un delirio a breve. Buongiorno Uffi, stasera di oggi Manly Beach, che è una spiaggia bella un po' tipo quella di ieri, tipo Bondi. Dice Manly perché dice gli aborigeni che stavano lì a tempi dei tempi, erano parecchio potenti, allora Manly. Ora passiamo da un punto che si chiama Mrs. McGuire Chair, dove si vede Mrs. McGuire, che penso non era una moglie di qualcuno importante, si metteva a guardare il panorama, e in effetti il panorama non la vede, che meraviglia. Qui c'è Tarunga giù, che è praticamente un'isola fatta al giorno. Ecco, alla nostra destra, molto bene, abbiamo già conosciuto una ragazza italiana delle Marche, si chiama Valentina, abbiamo già fatto un po' di shopping, niente di che, perché qui c'è un bellissimo passeo di negozietti di souvenir, quelli che piacciono a me, ma dice ci sono anche negozi seri. Oggi ultimo giorno si va a fare un po' di shopping perché ieri non ci abbiamo fatto, ma si va anche a vedere la spiaggia di Manly, che dice sia parecchio bello. Sì sì, allora questa Manly ci piace parecchio. Il corso molto bellino, e la cosa strana di questo posto è che non ci sono i pini marittimi, ma sono i pini silvestri, vedi qua proprio sul lungomare, eccoli, questi pini strani, non si capisce perché c'è questi pini anche a Hamilton Island, cioè no? Le Whitsunday, e questa è la spiaggia di Bali, ma da lì spettacolo. Sì, mi sa che oggi facciamo l'ultimo giorno qua. Sì, mi piace. Devo stare in spiaggia.
Allora, siamo arrivati alla fine. Che bello, non ci vedo più. Anch'io, che bello, non ci vediamo più. Non ho piangere. Sì, hai ragione, ho fatto troppi video. Cole, grazie, grazie di avermi sopportato. E di questa vacanza stupenda. Ci lasciamo un po' di cuore in Australia. E anche due lacrimucce, guarda. Da ora smetto perché piango. Ciao!